Ciao, ti do il benvenuto sul mio canale Italiano Dove Vuoi. Io sono Nadia e oggi vediamo dei vlog di cucina italiana. Bene, innanzitutto ho deciso di fare questo video su vlog di cucina italiana perché molti apprendenti di italiano si avvicinano all'italiano, all'Italia, perché interessati dalla cucina italiana. Quindi scoprire dei blog dedicati alla cucina italiana può essere utile non solo per scoprire nuove ricette, ma anche per migliorare l'italiano, sia dal punto di vista della lettura e comprensione, ma anche dal punto di vista culturale. Alcuni dei blog che presenterò hanno anche un canale YouTube dove sono presenti delle video ricette che eventualmente si possono seguire al momento e preparare insieme la ricetta. Bene, iniziamo! Il primo blog di cucina italiana di cui voglio parlare è Giallo Zafferano. Giallo Zafferano è il più grande e forse anche il più conosciuto blog di cucina italiana ed è anche quello che io personalmente seguo quando voglio fare una ricetta e cerco appunto qualcosa da fare. Lo trovo utile perché non solo ci sono le spiegazioni, ma anche a volte ci sono delle video ricette. Questo blog è stato fondato nel 2006 da Sonia Peronacci. Poi Sonia, dopo alcuni anni, ha creato un altro blog, soniaperonacci.com, che è un blog più personale, che è un blog più personale. Le ricette sono ricette della tradizione italiana. Il secondo blog è Fatto in casa da Benedetta. Il blog è di Benedetta Rossi, è un'altra blogger cucina italiana molto famosa e seguita su diversi social network. Ha scritto anche un libro, Insieme in cucina, che si può acquistare eventualmente. È molto attiva su Instagram e su YouTube e le sue ricette sono ricette semplici da seguire e soprattutto una finestra sulla cucina italiana. Il sito è molto aggiornato. Bene, il prossimo blog di cui parlo è, in realtà sono due, e sono rispettivamente il blog di Chiara Maci, che è chiaramaci.com, e della sorella Angela, storiebuone.it. Entrambe si occupano di cibo, di cucina italiana, e entrambe tengono un blog con relative ricette che potete provare. Nel blog di Chiara Maci ci sono anche video ricette. Chiara Maci è conosciuta al pubblico italiano perché è stata giudice in un programma sul canale televisivo La 7D che si chiama Cuochi in fiamme. Bene, un altro blog di cui voglio parlare è Ricette della nonna. Come già il nome dice, sono ricette della tradizione italiana. Il sito presenta delle ricette della cucina tradizionale italiana. Purtroppo non ci sono video, ma ogni ricetta è correlata con delle immagini che sono molto eloquenti, direi. Il prossimo blog di cui ti parlo è il blog di misia.info, è il blog di Flavia Imperatore. Flavia Imperatore è una delle prime blogger che ha iniziato per passione e poi il suo blog in realtà è diventato molto famoso. Ha iniziato nel lontano 2007 e continua fino ad oggi. Ci sono anche ricette video, quindi se vai sul sito trovi anche il collegamento al canale YouTube. Ci sono tantissime ricette con diverse difficoltà. E ci sono spiegazioni e foto, oppure, come dicevo, puoi vedere le video ricette su YouTube. Un altro blog di cui voglio parlare è Simona's Kitchen, Emotional Cooking. È una rivisitazione in chiave moderna di ricette tradizionali italiane. Anche qui vale la pena dare un'occhiata. L'ultimo blog lo voglio dedicare ai dessert e ai dolci.
E vediamo quindi il blog di Valentina Bocci che è Ho voglia di dolci. Puoi trovare ricette non solo di dolci italiani ma anche di altri paesi. Bene, questi sono i blog che ti consiglio di vedere, soprattutto se ti interessa la cucina italiana. Se conosci altri blog o altri food blogger, scrivilo pure nei commenti. E invece se dai un'occhiata a quelli che ti ho consigliato, scrivimi pure quale ti è piaciuto di più. E ho un'ultima domanda: qual è il tuo dolce italiano preferito? Bene, per oggi è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!